veramente tanto. E quindi io ringrazio comunque l'Unione, perché nonostante tutto, nonostante la gente che va in congedo, non smette di combattere per i propri diritti e per i diritti altrui. Quindi penso che questo sia un dovere sacrosanto di ognuno di noi. Voglio aggiungere che però l'Italia ha un pregio, che è quello di dare l'opportunità a persone come me, come il tenente colonnello Iannuzzi, di tornare in servizio. E questo è un fiore all'occhiello del nostro paese, quindi che va ricordato, va evidenziato, va raccontato, perché è quello che noi facciamo ed è perché non lo facciamo. Quindi ognuno di noi giura fedeltà alla patria e cerca di onorare questo giuramento fino alla fine. Non sempre ci si riesce, anche noi siamo umani, con tanti difetti e qualche pregio, però posso dire senza il timore di essere smentito che il soldato italiano non è secondo a nessuno. Grazie. Ma è fantastico quello che fanno, perché nonostante tutto non smettono mai di combattere per i propri diritti, ma soprattutto anche per far conoscere i propri valori, farli conoscere alla gente, e quindi da parte mia hanno veramente il massimo rispetto e la massima considerazione. Grazie.